La chirurgia generale si occupa principalmente di trattare le patologie di pertinenza addominale. Le patologie più comuni possono essere patologie sia benigne che maligne, dell'apparato gastrointestinale principalmente, ma di tutti quegli organi che si trovano all'interno della cavità addominale. Le principali patologie di cui si occupa la chirurgia oncologica sono i tumori dell'apparato gastroenterico, nello specifico i tumori dello stomaco, del colon, del fegato e del pancreas. La differenza con la chirurgia generale sta nel fatto che la patologia oncologica si pone come obiettivo quello di aumentare la sopravvivenza dei pazienti affetti da queste patologie. L'integrazione della chirurgia generale e della chirurgia oncologica sta nel fatto che le tecniche per sottoporre i pazienti ad interventi di chirurgia sono uguali per entrambe le branche. La differenza sta nel fatto che gli interventi di chirurgia oncologica sono molto più complessi e a volte sono interventi altamente demolitivi che vanno fatti da mani esperte per garantire i migliori risultati sia in termini di complicanze post-operatorie che di sopravvivenza dei pazienti. I pazienti affetti da patologia complessa vanno seguiti da percorsi clinici che implicano la presenza di diversi specialisti che hanno le capacità per poter affrontare al meglio questi tipi di patologie. Le sfide più significative sono trattare al meglio la patologia di cui un paziente è affetto e soprattutto comunicare e relazionarmi in modo efficace col paziente stesso.